era molto ricco. Lei era bellissima. Finivano sempre sui giornali. Ma nascondevano un segreto. Agosto 1970, è domenica, una domenica di fine estate. A Roma, Papa Paolo VI augura agli italiani un buon ritorno al lavoro dalle vacanze. Ma fa ancora troppo caldo per rientrare in città. Molti rimandano, come la signora Velia Spanò, che si trova a Rocca di Papa, un paese vicino alla capitale. Mentre si sta godendo la sua domenica d'agosto, la signora Veglia Spanò riceve una telefonata. Una chiamata drammatica che la obbliga a tornare subito a Roma. Qui vivono la sorella, Anna Fallarino, e il marito di lei, Camillo Casati Stampa. I due abitano in un quartiere signorile, ai Parioli, in un attico a due piani in via Puccini 9. Un appartamento per pochi. Per uno come Camillo Casati Stampa, che di professione fa il marchese. Camillo Casati Stampa di Soncino era l'erede di una famiglia borghese più che nobile del nord, della Lombardia, con grandi tenute in Veneto, in Lombardia. In quell'attico e superattico è successo qualcosa. Anna e suo marito Camillo sono chiusi dentro, nel magnifico salone, in silenzio, in uno strano silenzio. Per questo hanno chiamato lei, la signora Veglia. Veglia Spanò, che è la sorella di Anna, viene chiamata urgentemente perché il personale di servizio dell'appartamento Casati Stampa aveva il divieto di entrare quando c'era una porta chiusa. Veglia Spanò arriva subito. I domestici spalancano l'uscio. Veglia entra e urla. In quel salotto d'altri tempi adesso ci sono tre morti. Il cognato di Veglia, il marchese Camillo Casati Stampa, 43 anni, sua moglie Anna, 41 anni, magnificamente portati, e un giovane sui 25 anni. La splendida marchesa è seduta su una poltrona. Sembra ancora viva, ha le gambe incrociate, le mani in grembo e un volto sereno. Ma il sangue sul collo, sul braccio e sul petto non lascia dubbi. Il ragazzo è a terra, riverso sul pavimento. A terra giace anche il marchese. È una scena agghiacciante e incredibile. Tanto che c'erano pezzi di materia cerebrale attaccati a quadri del 500, 600, quindi uno sfregio in qualche modo. Una strage, una tragedia. Ma perché i marchesi sono morti? E chi è quel ragazzo insieme a loro? Il funzionario della squadra mobile Domenico Scali e un collega arrivano subito sulla scena del delitto. Ci sono quei tre morti immersi nel sangue, ma c'è anche l'arma del delitto, una carabina Browning calibro 12 a ripetizione. Ma chi può aver compiuto una strage così? Una quarta persona? Magari un domestico? Difficile. I domestici sono tutti lì e poi un assassino non abbandona l'arma del delitto sulla scena del delitto. Ci deve essere un'altra spiegazione, una sola. L'assassino è in quella stanza, morto, insieme alle sue vittime. Ma chi è l'assassino e chi sono le vittime? La polizia inizia a interrogare i domestici e scopre l'identità del giovane a terra. Si chiama Massimo Minorenti, ha 25 anni ed era un buon amico della marchesa. La casa dei marchesi è sempre piena di gente. Anche Minorenti la frequentava spesso, più spesso dell'università, dove studiava scienze politiche, ma senza risultati. Secondo i domestici, anche quella domenica Minorenti doveva incontrare i Casati Stampa,
Il marchese è arrivato intorno alle 18 dopo una battuta di caccia. Minorenti e Anna, invece, sono arrivati insieme alle 19. Come mai un incontro tra amici è diventato una strage? Chi ha ucciso chi? E soprattutto, perché? Forse per la ragione più banale del mondo: i soldi. I marchesi sono ricchi, ricchissimi. Minorenti, invece, è uno studente fuori corso di scienze politiche. Magari ha approfittato di questa amicizia dorata, ma il ragazzo può aver tirato un po' troppo la corda, chiesto troppo denaro. Da qui la tragedia, un litigio, le mani addosso, fino a perdere la testa. Ecco, sì, sarebbe stato molto più comodo che i due marchesi fossero stati uccisi dal giovane Capellone. In quel momento i Capelloni dovevano essere per forza degli assassini, dei viziati, e quindi il senso comune avrebbe portato a quello. Ma ammazzati i marchesi, Minorenti sente di non avere scampo e si suicida. Minorenti però ha sangue sulla schiena e dietro la nuca. Non può essersi suicidato. E se l'avessi ucciso la marchesa, folle di dolore? Possibile. Anche perché Anna va spesso a caccia col marito. Lei, il fucile, lo sa usare. Però resta una domanda. Se il marchese è stato ucciso da Minorenti e Minorenti da Anna, chi ha ucciso Anna? Lei stessa, forse? No. Anna ha 3 colpi d'arma da fuoco e il fucile è troppo lontano da lei. Anna Casati Stampa non può essersi sparata a quella distanza. Solo una persona può averlo fatto da lì, la più vicina di tutti. Il marchese Camillo Casati Stampa, l'unico vero assassino di questa storia. L'uomo che ha ucciso l'amico Massimo Minorenti e soprattutto la moglie Anna. Ma perché? La polizia cerca di capirci qualcosa, continua a perquisire l'attico dei Parioli e a interrogare conoscenti, amici, domestici della coppia. Uno in particolare rivela che la carabina calibro 12 il marchese Casati Stampa non se l'era portata in sala dalla battuta di caccia, ma l'aveva presa dalla vetrinetta dell'ingresso. Non solo. Sullo scrittoio del salone i poliziotti trovano anche una busta lasciata dal marchese. Sopra un nome, Anna, dentro una lettera. Meglio, un testamento. Muoio perché non posso sopportare il tuo amore per un altro uomo. Quello che faccio lo devo fare. Perdonami e qualche volta vienimi a trovare. Gli dice: sono disperato, ti amo, non ci posso più farci niente, mi sparo, sostanzialmente. Una lettera di addio. Vienimi a trovare qualche volta, voleva dire al verano. Il marchese Casati Stampa vuole ammazzarsi. Lui, uomo nobile d'altri tempi, ha scoperto una ferita più dolorosa di ogni male: il tradimento. Sua moglie ama un altro, Massimo Minorenti, appunto, il ragazzo che adesso è lì, con loro, in un lago di sangue. Da qualche tempo Anna ha perso la testa per quel giovane che porta i jeans stretti e i capelli lunghi. Cominciano a essercene parecchi in giro. La gente li chiama con disprezzo capelloni. Che cosa succede alle nostre frontiere quando certi capelloni le varcano? Se ci richiamo in Gran Bretagna, al valico di frontiera dobbiamo dimostrare a pignolissimi funzionari che abbiamo i mezzi di sostentamento per vivere in quel democraticissimo paese per tutta la durata del permesso di soggiorno. In Italia ci comportiamo altrettanto democraticamente e ragionevolmente? Abbiamo motivo di dubitare, altrimenti come si spiegherebbe questa valanga di straccioni che vendono sulle gradinate monili di filo metallico messi insieme alla buona e senza un pizzico di fantasia? Le nostre autorità confinarie credono forse di impartire lezioni di libertà e di democrazia ai loro colleghi d'Oltralpe e d'Oltremanica, permettendo l'ingresso nel nostro paese a qualunque pezzente? Ma Minorenti non è un capellone come gli altri. È uno che passa il suo tempo alle feste, uno che vorrebbe fare l'attore ma che si rifiuta di studiare i copioni. Uno che nei locali si mette d'accordo col gestore per farsi chiamare dal microfono e attirare l'attenzione. Uno che cerca di sfruttare le situazioni. Si direbbe oggi un furbetto, certamente dei quartierini alti. In un'occasione mondana incontrò Anna, non se lasciò scappare, probabilmente gli piaceva molto. Anna è ricca e nonostante i 41 anni ancora molto bella. La Fallarino me la ricordo a Zannone, perché è l'unica volta nella quale io l'ho vista in costume da bagno, una bella, bellissima donna, molto alla mano, molto cosa, lei era napoletana, perciò molto, molto gentile, io me la ricordo lì.
Magari è una moglie anche un po' annoiata, come molte ricche signore del tempo. La ricchezza lascia tanti vuoti. Ad ogni modo è un nulla fare cadere in trappola la bella marchesa. Anna si innamora del nuovo e giovane amico. E l'amore ha le sue ragioni che il cervello ignora. Camillo Casati Stampa è un uomo d'altri tempi. Se Anna ha smesso di amarlo, lasciarla non ha senso. Perché senza Anna la vita non ha senso. Così il marchese decide di uccidersi davanti ai due amanti. Il marchese Camillo Casati Stampa organizza tutto nei minimi particolari. Io credo che il marchese abbia lentamente e gradualmente costruito la propria ipotesi di chiusura, così, diciamo in bellezza. La sera del 30 agosto Camillo Casati Stampa torna a casa da una battuta di caccia a Baldagno, in provincia di Vicenza, ospite della famiglia Marzotto. Chiede un succo di pompelmo e poi si ritira nel salone. Prima però informa la servitù che di lì a poco arriveranno anche la marchesa e il giovane minorenti. Una volta arrivati, nessuno deve più disturbarli né aprire la porta del salone, per nessuna ragione. Non viene fatta entrare neppure la figlia di primo letto del marchese, Anna Maria. Arriva sua figlia a trovarlo, cioè la figlia della prima moglie, alla quale lui era molto legato. E lui le fa dire: guarda, in questo momento sono occupato, ci vediamo più tardi. Secondo i domestici, una volta rimasto solo, il marchese diventa molto nervoso. Passeggia per il salone, avanti e indietro. Al piano di sotto si sentono i passi. Anche i Marzotto, interrogati dalla polizia, confermano l'agitazione del marchese. La sera prima, a Baldagno, dopo un colloquio telefonico con la moglie, Camillo Casati Stampa era molto turbato, quasi sconvolto. La mattina di quella domenica aveva sparato le anatre da una botte sul lago, eccetera. Poi aveva addotto un impegno improvviso, era partito, era tornato a Roma. Una volta nel salone, secondo la ricostruzione della polizia, Casati Stampa tira fuori la carabina e la lettera da scrivere. Stando alle testimonianze dell'amico di Massimo, che aveva accompagnato Anna e minorenti all'appuntamento col marchese, anche Camillo Casati Stampa avrebbe avuto qualcosa da leggere. Un biglietto di Anna. Prima di venire via di casa, lei aveva scritto una lettera al marito nella quale diceva: è così, siamo d'accordo, non può andare avanti, cioè non può andare avanti che noi siamo sposati, io c'ho un amico, tutta la storia e l'altra, facciamo come vuoi tu, io sono disposta a tornare da te senza discussione. Intorno alle 19 arrivano Anna e Massimo. I domestici li accompagnano nel salone e chiudono la porta. Non hanno il coraggio di aprirla, anche se da dentro arrivano degli strani rumori. Anche se i rumori assomigliano a degli spari. E allora chi apre? Beh, posso chiamare sua sorella, eccetera. E telefona a Rocca di Papa. Quella viene, aprono e trovano la scena del delitto chiarissima. Appunto, delitto. Non il semplice suicidio programmato dal marchese, ma un duplice omicidio. Perché? Perché il marchese Camillo Casati Stampa ha trasformato un addio in una spaventosa carneficina? Perché quello che doveva essere un colpo di teatro è diventato cronaca nera? Mi uccido davanti a voi, in modo che voi abbiate sempre il senso di colpa, voglio rovinare, voglio essere in mezzo a voi comunque per tutta la vita. Poi, inevitabilmente, per quelle che sono le ragioni umane che si intersecano poi sempre, le liti, magari le parole dette all'ultimo momento che possono essere più o meno offensive, ha rivolto il suo fucile prima verso i fedifraghi e poi verso se stesso. Il marchese ha ucciso per gelosia. Davanti ai due amanti, il controllato Camillo Casati Stampa crolla. Vedere insieme Anna e Massimo, innamorati, felici, ferisce il suo orgoglio al punto da fargli esplodere la carabina. Altro che aristocratico aplomb. L'ira non è una questione di classe. Colpisce tutti, senza distinzioni. Ma c'è dell'altro. Una storia che ha il sapore del melodramma, che risuona di quelle traviate, di quei Simon Boccanegra, che i marchesi seguivano alla Scala, dove avevano un posto riservato.
Anna Casati Stampa era famosa per le sue mise dell'8 dicembre. I fotografi la immortalavano ogni volta, ora fasciata di lamè, ora in uno scollato abito nero, ora abbracciata da una nuvola di sete. Ogni volta sempre bellissima. I Casati Stampa erano invitati a grandi feste, i circoli della caccia, i circoli del bridge. Nella loro casa di caccia a volte restituivano inviti. C'è una fotografia in cui viene realizzata Soraya accanto a lei. Insomma, facevano una vita, devo dire, molto spensierata. Adesso che è tutto finito, i giornali fanno a gara per avere quelle immagini. Ma il giorno dopo il delitto, i giornali fanno a gara per pubblicare anche altre fotografie. Che fotografie sono? E cosa c'entrano queste immagini con il delitto di Via Puccini 9? Roma, agosto 1970. Una notizia di cronaca nera sta riempiendo le prime pagine dei giornali. Il marchese Camillo Casati Stampa ha ammazzato la moglie Anna e l'amante di lei, il giovane Massimo Minorenti. Poi si è ucciso. Perché questa carneficina? E perché i giornali vogliono pubblicare a tutti i costi anche delle strane fotografie? Cosa raccontano del menage Casati Stampa quelle immagini? Le immagini che i giornali si stanno litigando sono forti, fortissime, ai limiti della pornografia. Torbide, provocanti, roba da censura. E il soggetto è sempre lo stesso, Anna Casati Stampa. I giornali si scatenano. L'Italia di allora è l'Italia di oggi, cioè la ricerca delle foto, delle prove per completare questo romanzo a puntate. C'era una sorta di asta per quel che riguarda le foto più scabrose di questa collezione del marchese. Di privacy non se ne parla assolutamente, le foto vengono vendute a cifre enormi, come adesso. Si dice che per 12 foto un notissimo giornale tiri fuori 400.000 lire, 4 volte lo stipendio medio di un operaio in quel 1970. Comunque sono soldi spesi bene. Con un'immagine molto scabrosa della Casati Stampa, un mensile per uomini riesce a vendere 1 milione di copie. Le foto uscirono su alcuni giornali, naturalmente le più castigate, che allora era appunto impensabile. Un corpo nudo non si poteva vedere, figuriamoci, un organo sessuale. I lettori non riescono a crederci. È uno scherzo? Quella donna seminuda e provocante è la stessa marchesa vestita dagli atelier? Sì. È la stessa, nessun trucco. Anna Casati Stampa è duplice, nel senso che nelle occasioni mondane sa effettivamente comportarsi come marchesa. Nello stesso tempo traspare quel velo di popolanità, di sessualità un po' casereccia, che piace molto e piace molto ai nobili per questo gusto del diverso. Ma quelle foto da dove arrivano? Chi le ha scattate? E soprattutto, che vuol dire tutto questo? Vuol dire che la polizia non è riuscita a controllare i giornalisti. Significa che qualche reporter più scaltro degli altri è riuscito a mettere le mani su una vera e propria bomba. Dissero che erano 1500. In realtà erano molto di più. Quelle foto rappresentano qualcosa di più di un semplice scoop giornalistico. Forse sono la vera chiave del delitto Casati Stampa. Perché quelle foto erano nell'attico di Via Puccini 9 e a scattarle alla marchesa è stato proprio il marito. Camillo Casati Stampa, il suo assassino. Casati Stampa certamente era un uomo orgoglioso per una cosa, la moglie. Era un trofeo non da appendere alla parete, ma da esibire attraverso delle foto, oppure più direttamente con una donna molto elegante, ma anche molto sexy, con scollature molto generose e con quella sua aria di lasciar capire di essere disponibile all'umanità maschile. Gelosia? Scoppio d'ira? Rifiuto del divorzio? No. Ci deve essere dell'altro dietro il delitto di Via Puccini, un menage matrimoniale quantomeno malato. Io credo che l'ipotesi, quella che possiamo trarre dal senso comune,
sia in realtà l'ipotesi più corretta. Quindi l'idea del dramma della gelosia io la sposo in pieno, fermo restando non dramma della gelosia solamente nel senso comune, di una gelosia particolare, di una gelosia infantile, di una gelosia edipica che si manifesta, si incarna, prende corpo ovviamente in un soggetto adulto con tutte le potenzialità del marchese Casati, con la sua intelligenza, con la collaborazione, per ora chiamiamola così, della moglie della Fallarino. A questo punto però è il caso di fare un passo indietro e di conoscere un po' meglio i protagonisti di questa storia. Anna Casati Stampa non nasce marchesa e nemmeno nobile. All'anagrafe nel 1929 viene registrata come Anna Fallarino, figlia di un impiegato e di una casalinga. Anna Fallarino nasce in un paese il cui nome si attaglia bene al suo carattere, si chiama Moroso, in provincia di Benevento. All'epoca della guerra e successivamente alla guerra lei aiuta i soldati, gli porta da bere, comincia a essere guardata, comincia a provare il piacere di essere guardata e si rende conto che il suo corpo, la sua venenza vale molto, quindi è una merce che potrebbe essere spesa molto bene, non certo a Benevento. Con un corpo così è impossibile restare a Benevento, anche perché a Benevento è impossibile restare. La guerra non ha lasciato nulla, poi è arrivata l'alluvione. Di certo si salva chi può. Lui è mai scappato. E allora, scappando, ritornando a mattina, non troviamo più la casa. E l'acqua dove arrivava? L'acqua arrivava a 4 metri d'altezza della casa. In fuga dall'alluvione, Anna si trasferisce. La strada è lì, a Roma, si chiama cinema e spedisce nel mondo delle stelle tante ragazze di provincia come lei. Dive come Gina Lollobrigida, ma ad Anna non succede. I 10 secondi in cui appare nel film Totò Tarzan non la portano da nessuna parte. Precisamente a te! Eccola qua! Come ti chiami? Ranocchia! Senti Ranocchia, andiamo a fare un girino. Un momento, signor Totò Tarzan, scusi, per la rubrica radiofonica Le Voci del Globo, non vorrebbe fare un piccolo urletto al microfono? Ma questo chi è? Un modesto radiocronista che trasmetterà a tutto il mondo lo storico avvenimento. Il signor Totò Tarzan inaugura il primo circolo Totò Tarzanista europeo. E adesso ci dica qualche cosa, non so, che cosa ne pensa della civiltà? Io? Cosa ne penso della civiltà? Preferisco la giungla. Anna Fallarino faceva la comparsa, cercava di sfondare, ma non era una. Non dimostrava né qualità dal punto di vista recitativo, né aveva un aplomb tale da poter interpretare diversi ruoli. La svolta arriva a una festa dove Anna conosce un ricco ingegnere di 28 anni, Peppino Drommi, che si innamora subito di lei. Anna lo sposa ed entra così nel giro della Roma Bene. Serate mondane, ricevimenti, vacanze. Per l'ex ragazza di Benevento è un mondo nuovo e irresistibile. Cominciò a frequentare gli ambienti eleganti, posti alla moda, ad avere bei vestiti, pellicce, gioielli, di tutto di più, perché poi Peppino era anche molto generoso e perciò iniziò, diciamo, la sua scalata sociale. Ma il bello deve ancora venire. Nel 1958 a Cannes, a un party, il playboy più famoso del mondo, Porfirio Rubirosa, resta colpito dalla sensualità della Fallarino. Il noto tombeur de femme, playboy Porfirio Rubirosa, comincia, anche se in modo garbato ma abbastanza evidente, ad insidiare la Fallarino. Ciò fa naturalmente inquietare il marito Drommi, che dopo averlo redarguito verbalmente gli si scaglia contro. In aiuto a Peppino Drommi arriva anche un suo caro amico, il marchese Camillo Casati Stampa. E si scaglia in soccorso di Drommi contro Rubirosa, che tra l'altro era un pugile dilettante, quindi forse da un punto di vista fisico fu quanto mai opportuno questo intervento.
ma il marchese non difende Anna per amicizia. Camillo Casati Stampa è impazzito per Anna Fallarino e la vuole per sé, a tutti i costi. Anche Camillo è già sposato con una ex soubrette, Lidia Izzo, più vecchia di lui, che gli ha dato una figlia, Anna Maria. Ma non importa. Camillo Casati Stampa ha sempre tutto ciò che vuole. È erede di una grandissima fortuna, sparpagliata tra Roma, ma soprattutto il nord. Amava i cavalli, amava viaggiare, amava andare a caccia, era un nulla facente in tutti i sensi, perché si annoiava, quindi doveva trovare spunti per passare la giornata. Dalla famosa aristocrazia nera, di cui ancora si parlava perché era una classe al di sopra delle classi, come posso dire, no, superstite di un tempo andato. Camillo Casati Stampa di Soncino è molto ricco. Possiede perfino un'isola, l'isola di Zannone, vicino a Ponza. Questa isola in sé non vale due soldi, era uno scoglio con qualche capra, eccetera, eccetera, però si prestava alle battute di caccia e si prestava in particolare allo sport preferito dalla signora, era quella di esporsi nuda al sole. In più, Casati Stampa di Soncino ha ascendenze famose. Tra i suoi antenati, Alessandro Casati, più volte ministro dagli anni 20 al dopoguerra. Certamente un'eredità sprecata con lui, perché sostanzialmente era un cretino. Il marchese non deve penare molto per ottenere l'annullamento della Sacra Rota e sposare la sua Anna 3 anni dopo. L'ex ragazza di Benevento ce l'ha fatta. Anna Fallarino è diventata la marchesa Casati Stampa. Svizzera 1961, prima notte di nozze. Camillo Casati Stampa e Anna Fallarino sono in luna di miele. Il marchese è seduto su una poltrona, sta scrivendo. Anna è appena uscita dal bagno, coperta solo di alcuni asciugamani. Bussano. Come previsto, entra un cameriere. Ma il ragazzo non ha nulla con sé, solo un bel fisico e tanta emozione. Se ne andrà via con un rotolo di soldi, dopo aver sostituito il marchese a letto con Anna. Sicuramente la donna era molto bella, era giovane e quindi il cameriere non disdegnò. E lui suggellò così la prima notte di nozze, dando un imprimatur significativo a quello che sarebbe stato poi il corso degli eventi. E il marito comincia la sua vita di voyeur, di spettatore. Camillo Casati Stampa ha guardato, poi ha scritto. Anna è stata splendida, ha capito subito, divertendosi un mondo. La storia si ripete 1, 2, 3, 1000 volte, in viaggio di nozze, a casa, in vacanza, sempre, fino a quel 30 agosto 1970. Il marchese registra tutto, in un quaderno di raso, il cosiddetto diario verde, sequestrato dagli inquirenti insieme ad altro materiale scottante. Le foto osè della marchesa, ma anche immagini che la ritraggono in compagnia di altri uomini. Il marchese annotava tutto, probabilmente col rischio di dimenticare quello che vedeva, oppure nel dubbio che non fosse addirittura vero. Oggi avrebbe usato internet, oggi avrebbe mandato direttamente in internet e messo a disposizione di chiunque quelle foto. E nel suo diario verde farà certi commenti, come si possono fare alle corse di cavalli, cioè se questa volta Anna sei stata molto brava, brava, eccezionale, mi hai eccitato. Gli serviva del materiale per poi poterlo utilizzare nella sua fantasia, nella sua masturbazione e così via. Eccitava nel fotografarla, ma molto probabilmente non andava oltre, non arrivava a possederla. Scrive Casati Stampa. Oggi Anna mi ha fatto impazzire di piacere. Ha fatto l'amore con un soldatino in modo così efficace che da lontano anch'io ho partecipato alla sua gioia. Mi è costato 30.000 lire, ma ne valeva la pena. O ancora. Organizzava gli incontri anche inventando alcuni particolari, come per esempio il corpo di Anna nudo e insabbiato completamente, che questi giovanotti fortunati avevano il compito di svelare poi per intero con la lingua.
Gli psicologi lo chiamano voyeurismo, il desiderio di assistere ad atti sessuali. Ma nel caso del Marchese c'è di più. Qualcosa di più specialistico, secondo lo psicanalista Emilio Servadio, intervistato dall'Europeo all'indomani del delitto. Camillo Casati Stampa di Soncino non si compiace soltanto di sapere che la moglie ha rapporti intimi con altri uomini. Il Marchese vuole anche assistere a questi rapporti, li descrive accuratamente, li fotografa, li filma, ma soprattutto li organizza. Il Marchese non è che provasse piacere nel vedere che la moglie andava con altri, ma semplicemente provava il piacere immenso di essere lui comunque l'artefice di tutto questo. Questo è il punto. Non poter quindi dirigere, manipolare il destino non solo della moglie, ma anche dell'amante della moglie. E non si tratta mai di situazioni con persone del suo stesso ceto sociale. Casati Stampa va a cercare gli avieri e i militari che frequentano la squallida spiaggia di Coccia di Moro, vicino Fiumicino. O balordi incontrati per caso, fuori da un bar o su una spiaggia per nudisti. Tutti comunque sempre giovani e aitanti. Erano i primi a stupirsi di questo frutto a disposizione, ai pesciaroli, come venivano chiamati, e a incontri occasionali che poi trovava in giro per Roma oppure nel litorale romano, scegliendo le zone più equivoche, più sporche. Quello è il massimo del pensiero sadico, non è quella di dare la moglie al proprio amico, ma il sadico che cosa vuole? Non la vuole cedere agli amici che potrebbero comunque arrivarci da soli, e farla prostituire con il primo camionista che passa, ecco, questo è quello che gli piace di più. Perché gli occasionali partners che Camillo Casati Stampa selezionava per la moglie sono sempre giovani e prestanti? Perché il Marchese è così attento all'estetica maschile? Tra le mille voci affiorate dopo il delitto ce n'è una un po' insistente. C'è l'ipotesi di una latente, prima, poi ma più manifesta, omosessualità di lui, in quanto che si sarebbe identificato negli uomini che andavano con la moglie. In realtà quello che lui voleva, avrebbe voluto essere lui al posto della moglie e vivere un rapporto per lui inconfessabile, omosessuale, con il soggetto che di volta in volta usava la moglie. Camillo Casati non si identifica con la moglie per soddisfare la propria omosessualità, ma si identifica con gli uomini che si accoppiano con la moglie proprio perché non riesce ad avere un rapporto sessuale diretto, perché nel momento stesso in cui lui si accoppia con la moglie, simbolicamente rappresentando la mamma, scatta il tabù dell'incesto. Questo lo frena, ha bisogno di uno strumento che trova negli uomini qualsiasi. Sono proprio tante le voci uscite da questa storia torbida, ma omosessualità o meno, Anna Fallarino cosa provava? In questo quadro complicato, lei che ruolo aveva? Stando ai diari del Marchese, alla moglie la situazione non dispiaceva. Era una succube del marito, oppure che non aveva altro piacere che quello di, come dire, farsi umiliare se stessa, e concedendosi così con la prostituta. D'altronde Anna seguiva Camillo in tutto. Per lui aveva imparato ad andare a cavallo, perché nella famiglia Casati Stampa di Soncino le donne dovevano essere ottime amazzoni. Per lui aveva iniziato a sparare, accompagnandolo alle battute di caccia. Per lui gestiva addirittura un allevamento di cinghiali. Forse Anna Fallarino amava davvero questa vita di apparenze e meschinità, lussi e depravazioni. O forse era solo un bisogno di farsi accettare in un ambiente distante anni luce dal suo. Una fame di riscatto sociale, insomma, in nome della quale sacrificare tutto, anche la morale. Era una persona spregiudicata, che aveva molto chiari i suoi obiettivi, che era quella di una scalata sociale, e che compie arrivando a uno degli uomini più ricchi e potenti del momento. Era il prezzo da pagare, certamente. Faceva molta fatica, forse no. C'è chi scaglia parole di fuoco sulla degradazione morale di questo delitto, a sua volta figlio di un'epoca precipitata troppo in basso. Basta dare un'occhiata in edicola. Cominciavano poi a uscire le varie
riviste porno vere e proprie, insomma, sono venute fuori diverse dopo. Si abbassò molto il livello della nostra censura. Accanto ai quotidiani o ai settimanali femminili e ai giornali per bambini cominciano a comparire riviste proibite. Serata d'eccezione in un locale cardine delle notti romane per festeggiare Adelina Tattilo, personaggio nuovo e singolare proprio perché donna dell'editoria italiana, un settore che sino a 2 anni fa era feudo esclusivo degli uomini. Fatto ancora più singolare, la sua casa editrice pubblica 2 famosi periodici dedicati soprattutto agli occhi maschili. La serata, fitta di grandi firme del jet set romano, è stata rallegrata da un cabaret sul tema, è naturale, del femminismo. La parodia però non ha alimentato musonerie nell'esercito di mattatrici dello spettacolo che hanno aderito all'appuntamento ideologico mondano. Nei primi anni 70 i costumi cambiano, è partita la rivoluzione sessuale. La pillola anticoncezionale si compra in farmacia, i rapporti prematrimoniali non sono più un tabù, mentre di sesso si parla addirittura nelle scuole. Lo scandalo Casati Stampa riflette questo momento storico e diventa quasi un simbolo. È un momento particolare ed è significativo storicamente perché in realtà è il primo vero scandalo sessuale di quegli anni, cioè degli anni in cui la sessualità inizia a liberarsi. Ma lo scandalo Casati Stampa è anche un'altra cosa. Una storia a sé, estrema, dove il sesso è deviato e morboso. Lo scandalo, un delitto. Il marchese che uccide moglie e amante tra troppi forse, ma senza un chiaro perché. Perché Camillo Casati Stampa prima ha voluto il gioco e poi si è tirato indietro? E perché il marchese, per tirarsi indietro, ha avuto bisogno di imbracciare un fucile? Roma 1970. Il marchese Camillo Casati Stampa ha ucciso la moglie Anna Casati Stampa, l'amante di lei Massimo Minorenti, e poi si è suicidato. Sembra una storia passionale, invece è una storia torbida, dove un marito paga altri uomini per andare con la moglie. Una perversione condivisa da entrambi, ma interrotta da qualcosa. Qualcosa che ha sconvolto il marchese fino a spingerlo alla strage. Qualcosa di assolutamente banale: l'amore. Per capirlo dobbiamo tornare indietro, alla sera del primo incontro tra la marchesa Anna Casati Stampa e il suo amante Massimo Minorenti. Roma, gennaio 1970, solita festa di beneficenza per ricchi annoiati. Anna è seduta su un divanetto, sola, il marito è lontano. Gli piace guardarla mentre con le gambe accavallate eccita i pensieri degli altri uomini. Tra i tanti che la guardano avidi c'è un giovane, Massimo Minorenti. Non è dell'ambiente Massimo, è un imbucato di professione lui. Uno che cerca di entrare con ogni mezzo nei giri giusti, scroccando cene o facendo amicizia nei locali. Minorenti è anche un rubacuori, una fidanzata ufficiale, tante conquiste segrete, di cui una molto famosa, Lola Falana, la celebre ballerina. Quella sera Minorenti ci prova anche con la marchesa Casati Stampa. Lei bellissima, nonostante l'età, lui giovanotto alla moda. Il marchese Casati Stampa ha già visto e si sta fregando le mani. Ecco un nuovo nome da aggiungere al catalogo, ecco nuova materia di diari e fotografie. Anna e Massimo cominciano a frequentarsi, prima in un albergo della città, poi a casa dei marchesi, in via Puccini 9. Non ebbero nemmeno l'ostacolo del marito, perché il marito fece subito capire di agevolare la strada a incontri, e quindi questi incontri si protrassero per lungo tempo. Trova una bellissima donna con la quale avere rapporti sessuali e probabilmente per questo riceve, non sappiamo se danaro, ma comunque regali, aggi, viaggi, e a questo punto si presta. Massimo va anche nelle case di vacanze di Casati Stampa, nell'isola di Zannone o a caccia. Camillo è sempre con loro, ogni volta, filma, fotografa, scrive. Il gioco si fa sempre più spericolato, finché succede qualcosa. Qualcosa mai accaduto, qualcosa di imprevedibile, assurdo, che il marchese non aveva previsto. Forse neppure Anna lo aveva previsto, ma succede. Ed è l'anticamera della tragedia. Anna si innamora di Massimo. Forse anche lui di lei. Ad ogni modo sembrano due ragazzini. Massimo le lascia ogni giorno biglietti, regalini. Lei lo ricompensa con molto di più: macchine, gioielli di famiglia. Massimo le sta anche molto vicino,
quando Anna è ricoverata in ospedale. Fu una delle prime a rifarsi il seno chirurgicamente, anche se proprio non ne aveva bisogno, ma voleva essere perfetta. All'inizio Camillo abbozza, pensa che sia solo una nuvola che Anna si sia fatta prendere dal gioco. È tutto su quel gioco assurdo e perverso che si regge il loro equilibrio matrimoniale. Ma poi il marchese capisce che il gioco sta finendo. L'equilibrio si è rotto. Si è reso conto che quell'oggetto invece si era innamorato, no? dell'altro giocattolo. Il marchese Casati si sente escluso, non tanto tradito, era abituato al tradimento. Questo è un tradimento diverso, perché qua si ricompone la coppia. Quando la Fallarino comincia a costruire un rapporto solido, non solo sessuale, perché hanno molti incontri sessuali, ma soprattutto affettivo, qui la replica si interrompe. Cioè il soggetto non è più un comprimario assolutamente anonimo, ma si identifica, si materializza. E cosa si ristruttura? Si ristruttura la coppia originaria. È il luglio del 1970. I diari del marchese cominciano a cambiare tono. 7 luglio. La più grande delusione della mia vita. Vorrei essere morto e sepolto. Che schifo, che piccineria, volta stomaco, quello che mi ha fatto Anna. Pensavo che fossimo l'unica coppia legata veramente, invece... Più avanti continua. 21 agosto. Sono a terra, spossato moralmente e ancor più fisicamente. 24 agosto. Io sto letteralmente morendo e ho perso tutto. Il suo diario da pagina appunto di gran premio, con esclamazioni, punteggi, valutazione delle prestazioni della moglie, del godimento che lui stesso ne derivava, passa a delle annotazioni più problematiche, più preoccupate. Il marchese Casati stampa, il voyeur che domina la moglie e organizza i suoi perversi incontri, non ha più la situazione in mano. Non la domina più. Anna, il suo oggetto, non è più sua. In più c'è quel biglietto che, secondo l'amico di Massimo, Anna avrebbe scritto al marito il giorno prima. Ricordate? Se vuoi che io torni a casa, non hai che da dirlo. Sono pronta a non vedere più Massimo. Fa sentire lui di averla perduta, di non avere più la bambola a disposizione per farne gli usi anche i più abbietti, non avere più la schiava, la cosa, ma di avere di fronte un'altra donna, anche se questa donna rinuncia all'amore per tornare a lui. Anna è diventata davvero un'altra, è disposta perfino a sacrificarsi per quel ragazzino. Io credo che non avrebbe lasciato il marito. Erano i tempi in cui una donna di 40 anni cominciava a interrogarsi sulla propria età. E quindi forse andarono all'appuntamento dicendo: ormai la situazione è chiara, non riusciremo a portare avanti questo doppio binario, separiamoci. E la Fallarino dice: io non voglio rinunciare a quello che ho. E lui è il perdente dei perdenti. Che senso ha andare avanti? Camillo Casati stampa decide di farla finita, di punire solo se stesso per il fallimento del gioco. Così, la sera del 30 agosto, con una carabina in mano e la lettera d'addio nell'altra, convoca Anna e Massimo per il chiarimento finale. Ma quando li vede insieme, è un attimo. Tutta l'aggressività dominata esplode all'improvviso. Uccide gli amanti, chiamiamoli così, e in realtà poi, nel momento stesso in cui ha distrutto l'oggetto d'amore, sente egli stesso distrutto, assorbito da un dolore profondo, da un senso di colpa profondo al quale non può resistere, e la morte è l'unica possibilità, perché è l'oblio totale. Sulla tragedia dei Casati stampa cala il sipario. Anche Anna Maria, la giovanissima figlia di Camillo e unica erede dei Casati, preferisce far perdere le tracce di sé, distrutta e traumatizzata da una storia tanto forte. Prima di allontanarsi definitivamente dall'Italia, Anna Maria cerca di risolvere alcune questioni patrimoniali. Tra queste, la vendita della grande villa di famiglia di Arcore, vicino alla quale suo padre Camillo aveva fatto costruire una pista da trotto.
le venne affiancato un tutore, un legale, che poi fu l'avvocato Cesare Previti, il quale si incaricò poi di tutelare gli interessi in generale, che erano cospicui, ma soprattutto, forse per un bisogno di liquidità oppure per una non affezione di Anna Maria verso questa villa di Arcore in piena Brianza, l'incarico appunto di alienarla e di venderla in teoria al miglior offerente. Venne venduta per mezzo miliardo di vecchie lire. Secondo alcuni esperti del settore è una cifra irrisoria, ma Anna Maria non lo sa. Qualche anno più tardi però Cesare Previti sarà chiamato a rispondere in tribunale di quella vendita. Lui si difenderà dicendo che la somma sì, era un po' bassa, tuttavia all'epoca offerte migliori non ce ne furono. Sul banco degli imputati siede anche il compratore. Si chiama Silvio Berlusconi, ma questa è un'altra storia. Lui puntava in alto. Era un membro forte della Torino Bene perché, anche se giovane, meno di 40 anni, aveva avuto modo di fare una grande carriera come diplomatico. L'avevano mandato lontano. Va a rappresentare il paese in un posto che è collocato in un oriente nebuloso, una marmellata di oriente, con varie suggestioni. Ma non avrebbe dovuto sposarsi. Partono su una nave, arrivano a Bangkok e il 23 novembre 1938 lei muore. Si accorge che sono più ferite e si accorge anche che la moglie sta morendo e poi ce l'avrà morta tra le braccia. Nella prossima puntata di Delitti vi racconteremo i misteri di una morte che negli anni 40 sconvolse la Torino Bene, gettando fango sulla diplomazia di Mussolini. Il caso Ettore Grande.